Sì, grazie Presidente. Faccio subito presente che il Movimento 5 Stelle non è contro la pedonalizzazione, questo lo dico subito, ma conoscendo bene il quartiere, avendoci vissuto più di 35 anni, soprattutto in quel quadrante, posso tranquillamente dire che Piazza Sempione è un punto nevralgico del quartiere Montesacro. E che quindi bene una riqualificazione della piazza, ok? Bene, magari riuscire a pedonalizzare, bene, investire soldi, magari anche parecchi, insomma, 700.000 euro non sono pochi, per una riqualificazione, però ecco, parlare di percorso partecipato, come è stato detto dalla giunta municipale del terzo municipio, credo sia un po' azzardato, perché credo sia sotto gli occhi di tutti il fatto che della conclusione di questo iter sia stata, diciamo, sia stata appresa soltanto pochissimo tempo fa, quando ormai i giochi erano fatti, finiti, e parlare di partecipazione postuma per scegliere il colore delle mattonelle, per capire di quale materiale debba essere fatto diciamo, il mattonato, non è una partecipazione, è soltanto un ricorso un po' per diciamo, aggiustare il tiro alla popolazione residente per diciamo, far finta di aver effettuato un percorso partecipativo. Detto questo, dico anche, facendo riferimento a ciò che è stato detto dai miei colleghi precedentemente, che la Madonna della Misericordia, che è al centro della piazza, è lì dal 48, è un simbolo importante a cui il quartiere è affezionato, quella posizione è stata voluta anche dalla cittadinanza, regna il centro della piazza, quindi anche attenzione quando si parla insomma, di questi simboli importanti, che tra l'altro sono anche fortemente stati voluti dai comitati di quartiere e dal quartiere stesso. Quindi per quanto ci riguarda va messo un attimo una pausa a questo progetto, va coinvolta la cittadinanza residente, che fino ad ora neanche la stessa parrocchia che sta sulla piazza è stata coinvolta adeguatamente su questo progetto, che praticamente era arrivato alla sua conclusione, e quindi voteremo in maniera molto convinta favorevolmente alla mozione. E faccio presente, come ha detto anche il Presidente, che insomma ho un atto del Partito Democratico che è quasi speculare a quello che è stato depositato dal Movimento 5 Stelle, che chiede sostanzialmente le stesse cose, la dice lunga insomma sul percorso che partecipativo forse non è stato. Grazie.